Il dissesto idrogeologico dall'emergenza alla prevenzione e previsione. E questo è il tema su cui molti docenti universitari si sono confrontati nell'auditorium dell'Istituto Francesco Severi di Gioia Tauro. A unirli intorno allo stesso tavolo è stata l'associazione Giovani Laureati per l'Ambiente Calabria. Il convegno di oggi mira a dare un piccolo contributo tecnico-scientifico, ma soprattutto vuole promuovere la cultura della previsione e prevenzione del dissesto idrogeologico, che è l'unica forse arma che abbiamo per combattere questo importantissimo problema. Non è possibile che in Calabria tutti gli anni siamo sempre in emergenza, bisogna uscire dall'emergenza e l'arma è la previsione e la prevenzione. Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'esondazione del torrente Budello a Gioia Tauro, sono state analizzate le cause di ciò che è accaduto e proposte alcune possibili soluzioni per mettere in sicurezza il torrente. Gli interventi devono essere fatti non solo a monte, lungo tutto il tratto dell'alveo del fiume Budello, questo perché la sua sezione originaria non era questa, era ben più grande, ben più larga, ma già si è visto dalle carte storiche che già dal 54, nelle carte del 54 si nota come è stato incanalato il torrente e che ha una sezione non adatta a contenere i suoi flussi di piena. Il fenomeno a nostro avviso è stato un fenomeno di tipo puntuale. La non idonea gestione della vegetazione all'interno dell'alveo, l'uso improprio dello stesso e quindi anche la presenza di corpi completamente estranei a quelli che un corso d'acqua dovrebbe veicolare generalmente, ha creato dei fenomeni di sbarramento alterando le caratteristiche idrauliche ed energetiche della corrente e quindi generando un fenomeno che, come dicevo in apertura, ha avuto carattere di eccezionalità più che altro perché è stato acuito da una serie di cause che sono riconducibili ad una incuria generale del territorio. Il convegno si è chiuso con l'intervento del sottosegretario alla protezione civile della regione Calabria, Franco Torchia, che ha fatto il punto sulla situazione gioiese. E su questo torrente, già io l'avevo detto, c'erano delle risorse che erano state stanziate e che bisognava investire con gli interventi che dovevano essere progettati. Su Gioia Tauro ci sono altri interventi che riguardano l'accordo di programma quadro e che ammontano a circa 3-4 milioni di euro. E comunque noi in questi giorni faremo il conto delle perizie urgenti e dei lavori effettuati e cominceremo a distribuire ai comuni le risorse di cui la regione dispone in base all'ordinanza della Presidenza del Consiglio che lei, come ricorderà, sono soltanto 7 milioni di euro.